importante da sottolineare la tavola rotonda di We Are Onlus, questa associazione che cerchiamo di accogliere sempre a Chiarissima. Da 4 anni supportiamo il loro lavoro organizzando conferenze, proiezioni e dibattiti sul tema dei rifugiati e del conflitto in Siria. Quest'anno è prevista una tavola rotonda alla quale parteciperanno, coordinati da Enrico Bandini, il dottor Atem, uno degli eroici medici che ogni giorno lavora all'interno del Hope Hospital for Children e porta appunto la sua professionalità anche nei campi profughi limitrofi, e il dottor Faisal Al-Mohammad, medico chirurgo di origine siriana che da circa 40 anni vive e lavora a Roma, portavoce dell'Associazione Siria Libera e Democratica, e poi altri relatori. Altre note importanti, di questa edizione sarà l'attenzione che portiamo sempre al mondo della disabilità, e anche quest'anno quindi cercheremo abbiamo cercato di organizzare un qualcosa ad hoc, proponendo per le cooperative appunto di disabili il venerdì mattina delle attività specifiche per loro. Shiatsu, biodanza, Qigong, ma venerdì mattina non per segregarli in un orario in cui il festival non è ancora aperto, ma semplicemente per il fatto che le cooperative possono portarceli a disponibilità solo fino a venerdì mattina, perché poi chiudono. Io invece personalmente ho voluto, come tutti gli anni, fare una lezione di yoga aperta a tutti, dove verranno anche i miei ragazzi del Rustico, di cui sono un volontario ormai da qualche anno, e questi ragazzi ai quali faccio fare yoga tutte le settimane, e come l'anno scorso verranno anche alla mia lezione che ho preparato pensando anche a loro, che si intitola Yoga per tutti ma proprio tutti, che faccio la domenica pomeriggio, per fargli fare yoga insieme a tutti gli altri, perché è un concetto fondamentale anche della parte più così rivolta alle tematiche sociali di Chiarissima, e di cui sono profondamente convinto, che non esiste disabilità intesa in senso stretto, cioè tutti siamo disabili, tutti abbiamo delle attitudini, delle abilità, e quindi è giusto il più possibile cercare di integrarci